Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi voglio parlarvi dei più conosciuti bestiari medievali. I bestiari erano dei testi all'interno dei quali veniva descritto anatomia e comportamento degli animali o bestie. Nel Medioevo si trattava di una particolare categoria di libri che raccoglievano brevi descrizioni su animali reali e fantastici, accompagnate da spiegazioni moralizzanti e riferimenti tratti dalla Bibbia. Altre raccolti simili per l'impostazione, ma di diverso contenuto, sono i lapidari, che mostravano le virtù delle pietre e dei minerali, e gli erbari, spesso a carattere medico, che mostravano le proprietà terapeutiche delle piante. Libri di cui abbiamo parlato nei precedenti video. L'origine remota di questi testi è da ricercarsi in testi ancora più antichi, come il Fisiologo, che è un'opera greca redatta tra il XII e il XIII secolo da autore ignoto, che contiene la descrizione simbolica di animali, di alcune piante e di alcune pietre, che presentati in chiave allegorica attraverso alcune citazioni dalle sacre scritture rimandano a significati metafisici inerenti alle realtà celesti o al comportamento dell'uomo. In questo testo sono presenti molte analogie con il De Materia Medica di Dio Socride. I bestiari si diffusero soprattutto tra Francia e Inghilterra nel XIII e nel XIV secolo, e ciò che caratterizza di più queste opere è la numerosa mole di miniature dettagliate presenti, sia per ogni animale descritto che per temi direttamente attinenti alla religione, come la storia della creazione degli animali tratta dal libro della Genesi. Queste miniature erano essenziali per consentire una piena comprensione al popolo, la cui maggioranza era analfabeta. Tra i bestiari decorati più importanti ricordiamo il bestiario di Aberdeen, conservato nella biblioteca dell'omonima università scozzese, e l'Ashmole 1511 della biblioteca bodleiana di Oxford, quest'ultimo strettamente imparentato con il precedente. Secondo la concezione della Chiesa medievale, la natura nata dalla creazione divina era ricca di significati nascosti da interpretare. In particolare, agli animali venivano attribuiti aspetti negativi e positivi, a sottolineare vizi e virtù che tuttavia appartenevano alla natura dell'uomo. Nella lupa, ad esempio, si vedeva la cupidigia, nella sirena la tentazione, nel gatto la vanità, nel cane la fedeltà, nell'unicorno la purezza. Bestiario medievale del XIII secolo contenenti animali fantastici o creature mostruose è il Liber Monstrorum de Diversis Generibus, il libro dei diversi generi di mostri, anch'esso accompagnato da disegni. In questo particolare libro, invece, manca la volontà di moralizzare in favore del tentativo di stupire i lettori con mirabilia, per lo più provenienti da autori latini classici.
Nei bestiari quindi non era importante la descrizione dell'animale in sé, reale o fantastica, bensì l'interpretazione che gli veniva attribuita. E l'ammonimento contenuto in questi libri quindi è quello di rinunciare ai vizi e proseguire con le virtù. Spero che il nostro video vi sia piaciuto. Nella scheda informativa qui sopra e giù sotto in descrizione vi lasciamo il link al precedente video I lapidari medievali. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e commentate il video qui su YouTube. Lasciate un bel mi piace che ci aiuta a farlo crescere e non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto per restare sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. Seguiteci anche sui nostri social Instagram e Facebook di cui trovate i link in descrizione. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!